Grazie, grazie Sindaco. Dunque, a me fa molto piacere essere qui oggi a Pordenone, su invito del professor Sciarratta, e ho accettato questo invito proprio perché ho coscienza delle qualità e delle potenzialità della vostra città e della vostra regione. E per questo voglio illustrare ai giovani qui presenti due nuove finestre di conoscenza dell'universo sulle quali io ho lavorato e lavoro in questi anni. Ebbene, il sottotitolo è il seguente: onde gravitazionali, raggi gamma, suoni e luce dell'universo. Perché secondo me questi due settori molto strettamente legati, e vedrete durante la mia conversazione perché e come, aprono le prospettive per la conoscenza dell'universo completamente nuove rispetto a quello che era la situazione dell'astrofisica 10 anni fa. Io sono sicuro che i prossimi decenni saranno caratterizzati dallo studio dell'universo alle altissime energie, perché è lì che si svelano probabilmente molti misteri della conoscenza dell'evoluzione e della storia dell'universo, ma non soltanto dell'astronomia, ma anche della fisica fondamentale sulla quale noi stiamo facendo ricerche, per esempio al CERN. C'è un collegamento molto forte, quella che viene chiamata fisica astroparticellare, dell'astronomia e delle particelle, che cercherò di chiarire ed illustrare ai giovani con un po' di immagini e di racconto. Allora, questa storia parte in realtà molti anni fa, quando Albert Einstein, dopo aver fatto la teoria relatività speciale e quindi aver definito la velocità della luce come la velocità limite di comunicazione di tutte le informazioni nel mondo fisico, ha cominciato a riflettere su quella che è la forza di gravità. La forza di gravità che i ragazzi qui conoscono bene, descritta dalla formula di Newton, come la forza tra due corpi, tra due masse, proporzionale al prodotto delle loro masse, inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza, tutto sommato descrive benissimo il comportamento dei corpi del sistema solare. La Terra si muove intorno al Sole con la forza di gravità di Newton, e così pure la Luna intorno alla Terra e tutti gli altri pianeti, pianetini, satelliti, magnifico, tutto bene. Ma Einstein rifletteva su una questione fondamentale: se la velocità della luce è la velocità limite con cui l'informazione passa, la forza di Newton contraddice questa affermazione, perché la forza di Newton dice che l'azione di attrazione, per esempio, tra la massa di mia moglie e la massa mia è indipendente dalla velocità della luce, è istantanea. La forza di attrazione è indipendente dalla velocità della luce, quindi è in contraddizione col passaggio dell'informazione che deve essere regolata alla velocità della luce. Allora Einstein ha concepito una nuova gravitazione. È la teoria della relatività generale. Non basta un singolo corpo a determinare la possibilità dell'attrazione gravitazionale. Perché? Perché i singoli corpi nell'universo, in questo caso per esempio abbiamo il Sole, deformano quello che viene chiamato lo spazio-tempo. Per Einstein lo spazio è una specie di membrana continua, ad ogni nodo dello spazio c'è un orologio attaccato, è il tempo che è definito puntualmente, punto per punto nello spazio, e la presenza di una grande massa come quella del Sole deforma creando delle specie di buche in questa membrana che riempie l'universo. Allora, come funziona la gravitazione? Due corpi, il Sole e la Terra, ciascuno di loro determina una deformazione della membrana dell'universo. Le due deformazioni sono tutto sommato in contatto perché si comunicano. Immaginate una superficie elastica sulla quale voi mettete due masse, è chiaro che lì ci sono valli e colline, e allora la Terra, poverina, deve subire le deformazioni che il Sole ha generato intorno a se stesso e gira intorno al Sole. Questa teoria, finché si parla del sistema solare, è del tutto equivalente a la teoria di Newton, quindi tutto funziona perfettamente. Ora, nella prossima immagine vi faccio vedere l'unica formula che presento durante tutta la chiacchierata. Però questa formula è il risultato della teoria di Einstein del 1915. Questa è
Non vi chiedo, non ve la spiego, metto subito la premessa, però voglio farvi capire che tutte le formule della fisica sono legate a un concetto fondamentale, c'è una causa che determina un effetto. Questo è un esempio bellissimo di questo principio. La causa qual è? Ve l'ho detto prima, la causa è la presenza di una massa, di un corpo massiccio in un certo punto dello spazio, ma pensiamo anche il mio stesso. La mia massa è circa 75 kg, pensa qui su questo palcoscenico, che determina intorno a me la deformazione di questa membrana concepita da Einstein come descrizione di quello che sta intorno a me e determina, come dire, un piccolo avvallamento dove io sono presente e forse anche una piccola deformazione lontano da me, perché se io faccio una buca. E poi questa membrana elastica la sente anche molto lontano. Allora, la causa è la presenza di una massa, ma sicuramente molti di voi hanno visto scritto da qualche parte una formulina di Einstein, E grande uguale m piccolino per c elevata al quadrato. Questa è la definizione dell'equivalenza tra massa ed energia per Einstein. Per Einstein ha riconosciuto questa cosa fondamentale, che la massa e l'energia sono sostanzialmente due maniere diverse di vedere la stessa cosa. Questo è un aspetto molto importante della teoria della relatività speciale di Einstein, verificata quotidianamente per esempio nell'acceleratore LHC al CERN. Continuamente vengono accelerate delle particelle che però in realtà si trasformano in pacchetti di massa. Quindi la descrizione come massa o come particella sono del tutto equivalenti e vengono verificati quotidianamente a Ginevra. Dall'altra parte c'è la deformazione dello spazio-tempo. La causa, la massa, deforma la geometria, deforma lo spazio-tempo. Ora, in questa formula voi vedete, vabbè, caso-effetto, non ci preoccupiamo cosa siano quella T grande e quel G grande. Ma guardiamo questo numero qui in mezzo, perché questo numero i ragazzi delle scuole potrebbero dirmi anche quanto vale, ma l'aiuto un attimino io, li metto sulla buona strada. 8 pi greco, vabbè, fa circa 24, 25. G è la costante che compare nella formula di Newton della gravitazione, che se riguardate i vostri libri scoprirete che è un numero nell'unità della fisica 10 alla meno 11, quindi 0,00010 e poi un 1 in fondo dopo 10 zeri. Di sotto c'è C. C è la velocità della luce, anche questa nei libri di fisica quando studiate lo vedete. C è un numero molto grande, nell'unità della fisica è 3 per 10 alla 10 possibili unità. Quindi 10 alla 10, cioè 1 seguito da 10 zeri, elevato alla quarta potenza fa 10 alla 40. Quindi abbiamo 10 alla meno 11, numero piccolissimo di sopra, e 10 alla 40, un numero estremamente grande di sotto. Cosa vuol dire? Che questo coefficiente è spaventosamente piccolo, perché di sopra c'è uno 0 seguito da tantissime 0, 1, e di sotto c'è un 1 seguito da tantissimi zeri. Quindi questo numero qui è un numero dell'ordine di 10 alla meno 50, un numero straordinariamente piccolo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la massa determina una deformazione della geometria piccolissima, perché se di mezzo c'è un numero così piccolo, come faccio a deformare? Io deformo di niente lo spazio-tempo intorno a me. Ma se io ci metto qui una massa gigantesca, 1 milione di volte la massa del Sole, allora io compenso questo numero piccolissimo. E comprendete subito la enorme difficoltà di fare delle misure legate alla relatività generale, ed ora arriveremo al dettaglio delle onde gravitazionali, perché gli effetti sono terribilmente piccoli. Ho bisogno di una concentrazione gigantesca di massa o di energia per determinare un qualche cosa che io potrò vedere o misurare. Quindi questo è il primo fenomeno. È la prima interpretazione che ci porta poi verso le onde gravitazionali. Allora, il signor Einstein, come tutti i fisici, quell'equazione l'ha scritta, l'ha concepita, l'ha ragionata, e cosa vuol fare con un'equazione? Risolverla, perché se no che cosa servono le equazioni?
e ha provato a risolverla e ha avuto anche lui le sue notevoli difficoltà, perché quella zona è complicatissima. Mette in mezzo delle grandezze, quelle T e G, che sono molto complicate da trattare. In realtà sono 16 funzioni complicate ciascuna di loro, lasciamo perdere. Ma lui era molto bravo in matematica, quindi riusciva a risolvere. E ha trovato una soluzione, ha trovato qualcuno, ma quella che gli piaceva più di tutte è una soluzione analoga a quella che il signor Maxwell è vissuto alla fine dell'Ottocento, ha messo insieme i campi elettrici, i campi magnetici, ci ha lavorato un po' sopra e ha tirato fuori un qualche cosa che per noi è fondamentale, ci viviamo in mezzo. Ha tirato fuori una soluzione delle combinazioni di campi elettrici e magnetici che ha chiamato onde elettromagnetiche. Onde elettromagnetiche sono onde radio, sono le onde che permettono la comunicazione dei nostri cellulari, sono le onde che permettono di ricevere i segnali televisivi, sono le onde che ci permettono di comunicare con i satelliti. Quindi diciamo, è qualcosa di veramente strepitoso, perché prima sono arrivate le equazioni, la loro soluzione, 1870, e 35 anni dopo la loro applicazione, per legarmi a quello che dicevano le nostre autorità. Ci sono voluti 35 anni per passare dall'equazione del campo elettrico e magnetico al signor Marconi, che ha creato la radio. Vedete il passaggio tra la scienza e la tecnologia, ma la scienza ha determinato una trasformazione tecnologica del nostro mondo straordinaria, perché immaginate quello che è successo dopo la creazione della radio a parte di Marconi. I vostri telefonini non ci sarebbero. Un dramma, sicuramente. Un dramma. Ma allora il signor Einstein cosa ha fatto? Ha copiato la soluzione di Maxwell. Insomma, i fisici cercano sempre di trovare una soluzione che qualcun altro ha trovato, applicarla al proprio caso e cercare di farsi la vita più facile. E ha scoperto, ma che bello, le mie equazioni ha una soluzione di onde proprio uguale a quella del signor Maxwell. E ha tirato fuori, dice, ma queste onde viaggiano alla velocità della luce. Che bello, bellissimo, era soddisfattissimo, felicissimo. Siamo nel 1916 e poi ha detto: verificatelo, sperimentale. Io sono un teorico, gentili amici sperimentali, verificatelo. Ci sono voluti 100 anni. 100 anni perché? Perché quel numero malefico che c'era nell'equazione di Einstein è talmente piccolo che fa sì che le onde gravitazionali siano una roba piccolissima, troppo piccina a vederci. Non c'era. La tecnologia, ripeto, la tecnologia ingegneristica necessaria per arrivare alla loro scoperta. Allora, intanto, i fenomeni che generano onde gravitazionali devono essere generati da qualche cosa di spaventoso, perché se no, avete, come vi dicevo prima, quell'equazione non determina nessun cambiamento. Allora ci vogliono stelle che esplodono, supernove. Buchi neri o stelle di neutroni che si uniscono, queste sono patologie. Buchi neri sono oggetti, ve ne parlerò tra 2 minuti, ma enormi, che non mandano nessuna radiazione, che sono così compatti da non poter essere concepiti. Ma immaginate oggetti 100.000 volte grandi come il Sole, racchiusi in un raggio di 100 km. E la distanza tra qui e Padova, più o meno. Ma 100.000 volte la massa del Sole, una roba che sicuramente io non riesco a immaginare come possa essere compatta, ma queste sono anche queste soluzioni dell'equazione di Einstein, eh? Però nessuno le aveva viste fino al 2015 in qualche maniera. E poi finalmente il fenomeno più violento di tutto della storia dell'universo, il Big Bang, l'esplosione iniziale che ha dato inizio alla storia dell'universo, e lì di energia a disposizione ce n'è tanta. E quindi, teoricamente, dal Big Bang possono partire le onde gravitazionali più intense che hanno fatto, che si sono presentate durante la storia dell'universo. Quindi, un obiettivo bellissimo di questo tipo di ricerca è andare a vedere se possiamo vedere, l'inizio della storia dell'universo. Anche perché l'inizio della storia dell'universo con i telescopi ottici non si può vedere. Perché per 300.000 anni l'universo, dall'inizio in poi, è rimasto completamente oscuro. La mescolanza tra la porcheria di magma che c'era in quelle fasi ci impedisce di vedere l'inizio della storia. Quindi
Quindi bisogna avere qualche strumento differente per attraversare quella composizione di materia, luce mescolate tra di loro e che attraverso la quale non possiamo passare attraverso la luce. Allora, ci sono due metodi per beccare segnali che arrivano dall'inizio della storia dell'universo. Uno sono i neutrini sono delle particelle piccolissime che attraversano tutto. Perché? Perché non interagiscono con niente, sono neutrini proprio. A noi riceviamo dell'ordine di 1 milione di neutrini addosso a testa al giorno, per cui diciamo, ma non ce ne accorgiamo. I neutrini viaggiano per tutto l'universo senza nessuna o marginale interazione, quindi anche questa è una misura difficilissima da fare, si riesce a fare. Però i neutrini, poverini, secondo le teorie, partono ma qualche centomillesimo di secondo, qualche miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. Quindi, come dire, è tardi per vedere il segnale iniziale della storia dell'universo. È bello avere, concettualmente sperare di fotografare l'inizio della storia del tutto. Però c'è una quantità fisica che parte 10 alla meno 43 secondi dopo l'inizio della storia dell'universo. 10 alla meno 43 secondi. Niente. Non è misurabile questo tempo. Vuol dire subito. E l'unico segnale che parte immediatamente dal nostro universo sono le onde gravitazionali, perché le onde gravitazionali si staccano da tutto il resto, non interagiscono con niente e se ne vanno e attraversano tutto. Quindi un obiettivo fondamentale della ricerca delle onde gravitazionali è beccare e vedere, fotografare l'inizio della storia dell'universo. Questo ora non ci siamo e ci vorranno decenni per arrivarci. Messaggio per qualcuno di voi, magari è interessato a affascinarsi a tutto questo. Ma e ciascuno di questi eventi manda dei segnali diversi, come dire, di colori diversi, come la luce ha colori diversi, questi segnali hanno colori diversi. Allora, vediamo un po' come si fa a catturare onde gravitazionali. Le onde gravitazionali, come vi dicevo, se sono un effetto dovuto alla variazione dello spazio-tempo, quando camminano verso di noi, anche loro si portano dietro questa storia di deformazione dell'universo. Cosa fanno? Supponiamo l'onda gravitazionale arriva a colpire il mio corpo, quello che fa è il seguente giochino. Chiarissimo, no? Deforma lo spazio aumentando le dimensioni in una direzione e accorciandole nell'altra, quindi mi fa diventare più basso mentre divento più largo e viceversa, no? Quindi tutto il trucco è mettere un certo qualche cosa che, come dire, si deformi mentre passa l'onda gravitazionale. Il problema è di quanto si deforma. Perché il quanto si aumenta, per esempio, questa distanza tra questi due punti diametralmente opposti è proporzionale alla distanza tra due punti, questo L grande, che sulla Terra è dell'ordine di 1 chilometro. Io quanto posso mettere due oggetti lontani? Qualche chilometro, non molto di più, perché poi dopo ci sono le case, i treni. I sindaci non fanno spaziare per centinaia e centinaia di chilometri perché giustamente dice che fa? Mi occupi tutto questo spazio per che cosa? Per una misura, non si può. Però l'altro fattore fondamentale è l'intensità. Ora, questa intensità, siccome, come dicevo prima, questi fenomeni sono rari, avvengono in situazioni patologiche, vengono da molto lontano, vengono da posizioni della galassia, magari fuori dalle nostre galassie, lontani miliardi di anni luce. E i segnali sono piccolissimi, dell'ordine di nuovo di 10 alla meno 20, 10 alla meno 22, quindi piccolissimi. Moltiplicati per 1 chilometro fanno deformazioni 10 alla 18 metri, 10 alla meno 19 metri. Ora, quant'è 10 alla meno 18 meno 10 alla meno 19 metri? Cioè, qual è la distanza che noi vogliamo misurare quando passa un'onda gravitazionale? Beh, è facile, si prende 1 metro, si divide per 100.000 e troviamo un batterio, si divide per 100.000, troviamo un atomo, si divide per 100.000, troviamo un nucleo, un protone. Ma non ci siamo, siamo ancora 10 alla meno 15. Un protone è 10.000 volte più grande della misura che vogliamo fare. La prima cosa che un fisico sperimentale direbbe, beh, ci rinuncio e buonanotte. Chi me lo fa fare di passarci 30 anni per fare questa misura? Per fortuna ci sono stati dei fisici che non hanno abbandonato e sono andati avanti. Giusto per darvi un'idea,
Misurare quella misura vuol dire misurare la distanza tra la stella più vicina con la precisione di 10 micro. Bella misura, eh? E capite bene, la sfida tecnologica è complicatissima. Allora bisogna farsi venire le idee, no? Qual è l'idea? Io non la posso misurare con metro, ma la posso misurare con la luce. Allora io mando un segnale luminoso da un laser in due direzioni tra di loro perpendicolari. La luce viaggia in due direzioni perpendicolari e ricordatevi. Perché le due dimensioni, direzioni perpendicolari? Perché io devo vedere quando questo specchio mi si avvicina e l'altro mi si allontana. Quando le due specchi sono fermi, la luce si mescola in maniera tale da non dare nessun segnale luminoso se io regolo bene le distanze. Quando gli specchi si spostano, e qui la combinazione dei raggi luminosi varia. E allora su questo schermo io continuo a comincio a vedere luce sì, luce no, luce sì, luce no. Questo mi rivela il passaggio dell'onda gravitazionale. Se io sono capace di cancellare tutti i fenomeni addittivi che possono spostare gli specchi o che possono interferire sulla precisione della luce che io sto mandando. Perché? Perché la deviazione di distanza è talmente piccola che io devo tenere gli specchi assolutamente immobili. E questo è difficilissimo, perché voi non ve ne accorgete, perché la vostra sensibilità non è tale da rivelare la microsismicità del terreno. Noi ci stiamo spostando perché il terreno comunque oscilla, la Terra comunque si muove, con delle oscillazioni piccolissime, non sono terremoti ovviamente, ma sono 1 miliardo di volte più grandi della precisione in cui noi dobbiamo tenere fermi gli specchi. Quindi non dobbiamo bloccare gli specchi rispetto alla microsismicità del terreno. Le variazioni di temperatura degli specchi sono 1 milione di volte più grandi nella variazione delle dimensioni degli specchi rispetto alla misura che vogliamo fare. Quindi le sfide tecnologiche sono impressionanti in questo esperimento. Intanto, per poter prendere queste misure, devo fare delle distanze più grandi possibili. Avete visto prima che diciamo, tutto dipende dalla distanza a cui pongo gli specchi. Allora, qui ci sono i tre grandi esperimenti attualmente in funzione, ce n'è un altro in costruzione in Giappone, molto, molto bello e molto sofisticato, ma ancora non è funzionante. Questo qui è quello italo-francese vicino a Pisa, a Cascina, vedete 3 km in ciascuna direzione. Questi sono due americani, 4 km di lunghezza ciascuno dei due bracci. Qui siamo nel deserto vicino a, non vicino, un centinaio di chilometri a Seattle, vicino a una stupenda zona in cui viene riciclato il materiale delle centrali radioattive americane. Qui siamo in mezzo alle paludi della Louisiana, in mezzo agli alligatori che abbondano in questa zona. E qui siamo nella campagna toscana, come vedete, un po' più gradevole tutto sommato delle altre due posizioni. Però gli americani che fanno sempre le cose in grande, qui hanno messo 4 km e noi qui più di 3 km non possiamo perché poi arrivano case, strade e tutto quello che condiziona. Naturalmente la presenza di case e strade ovviamente fa venire subito in mente un pullman, un camion che passa a qualche chilometro di distanza, ci fa oscillare gli specchi. E quindi noi dobbiamo combattere anche contro questi fenomeni antropici. I sindaci vicini, prima di mettere una cava a 5-6 km o una pala eolica a qualche chilometro dall'esperimento, sono così amabili da chiederci permesso se questo non distrugge la sensibilità dello strumento. Quindi, come vedete, ci sono centinaia di migliaia di effetti che uno deve considerare, le maree della Terra. La Terra, oltre al mare, anche la Terra ha le maree e noi dobbiamo compensare tutto questo. Il fatto che questi due punti estremi sono qui 3 km dal centro e quell'altro a 3 km dal centro fa sì che la gravitazione della Terra fa sì che i due specchi puntino verso il centro della Terra, no? Perché, proprio per l'effetto della gravitazione, quella che fa cascare gli oggetti. E quindi noi dobbiamo raddrizzare gli specchi, perché se no non sono paralleli. C'è una cosa ridicola. Eh sì, però questo fa uno dei 100.000 effetti collaterali che la componente fisico-ingegneristica del progetto deve considerare.
Qui c'è un filmino che illustra appunto il tunnel. Questo si può andare a visitare, quindi se potete organizzare le visite, vi conviene visitare perché fa impressione il tunnel di 3 km, dove in questo tubo viene creato l'ambiente più vuoto che esiste sulla Terra, 10 almeno 12 atmosfere, un 100 miliardesimo dell'atmosfera, quella è la pressione che sta dentro il tubo. Non esiste niente di più vuoto sulla Terra. Perché? Perché la radiazione deve passare libera. E se ci sono delle molecole, se c'è dell'aria, addio, addio, si perde il segnale, non si può vedere niente. Quindi dobbiamo inventarci delle soluzioni per l'ultra alto vuoto che non esistevano prima. Ci sono dei sistemi complicatissimi, ora devo andare veloce, se no non ce la faccio a raccontarvi un pochino tutto il resto della storia. Ma capite bene che la tecnologia qui è fondamentale. Ecco qui, questa è la soluzione adottata per smorzare le oscillazioni. Si mettono delle geniale intuizione di un fisico italiano, Giazzotto. Qui si mettono delle specie di bussolotti molto sofisticati, con delle lame d'acciaio che fanno un pochino da smorzatori, da ammortizzatori. E se ne mettono 7 uno dopo l'altro, attaccati con un cavetto d'acciaio uno all'altro. Secondo questi pesa più di 100 kg. Dentro ci sono dei magneti che fanno da freno magnetico. Il tutto per evitare gli smorzamenti delle oscillazioni degli specchi che sono attaccati a questa catena di pendoli, se vogliamo. Qui vi faccio vedere, ecco, abbassando un attimo le luci, gli specchi. Gli specchi sono giganteschi, perché sono specchi di 45 cm di diametro, 30 di spessore, sono oggetti di una quarantina di chili, attaccati con dei 4 cavetti di quarzo. Oh, immaginate 40 kg attaccati con dei cavetti di quarzo, ciascuno del diametro di meno di 1 mm. La probabilità di rottura sono altissime, infatti ogni tanto ci si rompono, questo è normale. Ma non c'è problema, perché il quarzo e perché hanno due bei cavi d'acciaio? Perché le variazioni termiche dei cavetti possono spostare la posizionamento dello specchio in modo tale da distruggere completamente la possibilità di centrare lo specchio in maniera adeguata. E quindi dobbiamo inventare soluzioni del genere. Lo specchio è pulito sulla sua superficie con una macchina creata ingegnosamente dai nostri ingegneri che riesce a ripulire, a uniformare la superficie di 40 cm di diametro di specchio con una precisione di mezzo nanometro. Ora, le superfici molecolari più perfette che si hanno lavorate a livello industriale, di industria molto sofisticata, sono 15 nanometri. Quindi qui si va molto al di là di quello che le industrie pur sofisticate riescono a fare. E qui l'aggancio con le possibili applicazioni tecnologiche future che io non posso immaginare, ma di cui sono sicuro, sono chiaramente importanti. Potrebbe essere un domani utilissimo per motivi di medicina o di ingegneria, di bioingegneria, lavorare delle superfici a precisione di mezzo nanometro. A qualcuno di voi potrebbe venire una buona idea per a che cosa possa servire tutto ciò. Ma sicuramente è una tecnologia che porterà dei benefici alla medicina, agli esseri umani. 14 settembre 2015, quasi 100 anni dopo il nostro Albert Einstein, finalmente la scoperta delle onde gravitazionali. È arrivato il segnale. Due segnali. Gli specchi hanno cominciato a oscillare, prima con delle oscillazioni un po' più lente e meno ampie, poi sempre più ampie, sempre più ampie e sempre più frequenti. Come vedete, queste sono le oscillazioni degli specchi praticamente, fino ad arrivare a un massimo, poi V. Fermarsi. E questo è successo in due dei tre interferometri. Virgo in quel momento stava facendo delle modifiche, quindi non poteva seguire, ma tutto il lavoro è stato fatto insieme. Nel 2014 è stato firmato un accordo in cui tutto quello che veniva fatto era congiunto e queste oscillazioni sono state interpretate con grandissima emozione come il risultato del collasso di due buchi neri, cioè 2 decimi di secondo è durata questa oscillazione, molto rapida. E l'interpretazione fisica che corrisponde perfettamente
alla soluzione dell'equazione di Einstein, in quel caso astronomico, due buchi neri dell'ordine di ciascuno di essi 30 volte più pesante del Sole, e ciascuno di essi con il diametro di qualche chilometro, quindi 30 volte il Sole dentro un chilometro, giravano uno intorno all'altro, perdendo energia, emettendo questa energia sotto forma di onde gravitazionali. Ora vi faccio vedere un'animazione, fino ad arrivare a unirsi in un unico oggetto sferico che non emette più niente, perché è sferico, è perfettamente sferico, non può perdere ulteriormente energia perché ha raggiunto il suo livello di energia minima, è tranquillo. Da questi 2 decimi di secondo, grazie all'equazione di Einstein, noi siamo in grado di ricavare le masse iniziali, la massa finale, la distanza a cui questo è avvenuto, la velocità relativa, se questi ruotavano intorno al loro asse, quale dimensione avesse. Una delle cose che a me hanno sempre colpito è che la loro distanza iniziale era dell'ordine di 300 km, e la velocità con cui si sono scontrati è pari a metà la velocità della luce. Immaginate 30 masse solari contro 30 masse solari che viaggiano uno contro l'altro alla velocità di metà della velocità della luce. In questo fenomeno, in questi 2 decimi di secondo, si sono liberate una quantità di energia pari a 50 volte tutta l'energia emessa dall'universo sotto forma di radiazione. Una quantità terrificante. Questo piccolo breve video che vi chiarisce quello che è successo. Allora, i due pallini sono i due buchi neri che deformano lo spazio-tempo, come vi dicevo prima, no? Lui lo vedete proprio graficamente. I due si stanno avvicinando. Qui c'è il tempo, qui si riesce a malapena a vedere l'onda gravitazionale. Qui sono, vedete, a pochi decimi di secondo si stanno avvicinando. In lontananza voi cominciate a vedere delle specie di onde azzurrine che partono, perché loro avvicinandosi diminuiscono la loro energia, perdono energia e l'energia se ne va via sotto forma di onda gravitazionale. I due si avvicinano sempre di più. La deformazione dello spazio-tempo, per il fatto che sono su vicini, cominciano a unirsi. Vedete che fanno un'unica buca? Nella unica buca cadono insieme, si uniscono, formano un oggetto sferico e l'emissione di onda gravitazionale finisce. Tutto questo è arrivato in pochi decimi di secondo. Ora, questo non è l'unico esempio. In realtà, da allora a pochi mesi fa, ne abbiamo raccolti ben 10 eventi. Quindi non è un caso solo, ma 10 ne abbiamo raccolti. Quindi ormai è ben confermata la scoperta delle onde gravitazionali. Un caso molto interessante, faccio 2 casi ancora. Molto interessante quello che è successo nell'agosto del 2017. Perché? Perché tutti e 3 gli interferometri erano finalmente insieme. Poi ho tanti aneddoti avrei da raccontarvi, ma il tempo fugge. Allora, questi sono i 3 interferometri hanno sensibilità un po' diverse, perché appunto un po' le dimensioni, un po' la situazione, un po' lo stato in cui erano messi. Però tutti e 3 hanno visto, di nuovo, vedete, qui è arrivato un segnale in tutti e 3 ben chiaro. Questi sono dei diagrammi complicati che sono le frequenze e l'intensità. Più è giallino, più è intenso. Però qui si vedono le ondine riprese, di nuovo dell'ordine di pochi, dei decimi di un decimo di secondo, sui 3 interferometri. Perché questo ha cambiato molto la situazione? Perché con 2 interferometri nel cielo noi vedevamo una banana, cioè la localizzazione da dove veniva il segnale, ripeto, qualche 1,5 miliardi di anni luce da noi, quindi un'esplosione, un collasso di buchi neri avvenuto 1,5 miliardi di anni fa. Qui siamo sulle scale dell'universo, ricordatevi, ha un'età di 13 miliardi e mezzo più o meno, quindi roba avvenuta parecchio tempo fa. Con 2 interferometri sul cielo si vede una fascia molto grande, con 3 si vede una fascia molto più ristretta, perché si fa la triangolazione nel cielo. E questo ha portato dei vantaggi enormi per una scoperta avvenuta pochi giorni dopo, il 17 agosto 2017. E qui il fenomeno è completamente diverso, perché è un fenomeno che è avvenuto con un tempo molto più lungo. L'ondina
è durata circa una trentina di secondi, di intensità molto più piccola di quelle dei buchi neri. E allora la teoria Einstein ci ha permesso di ricostruire il fenomeno e sono due stelle poco più grandi del Sole che si sono unite 130 milioni di anni fa, quindi molto più vicine e molto più piccoline. Che cos'erano? Erano due stelle di neutroni, oggetti completamente diversi, anche questi patologie. Ma oggetti completamente diversi da quelli precedenti. E la possibilità di localizzare nella svolta celeste il punto ha fatto sì che noi eravamo d'accordo già al tempo con un sacco di osservatori astronomici classici, quelli che vanno a vedere la luce visibile, i telescopi sulla Terra, e i telescopi radio. I satelliti che girano infrarossi, i satelliti gamma, che sono le più grandi energie luminose, ultravioletti. Quindi eravamo un sacco di accordi con più di 80 centri di ricerca astronomici in tutto il mondo perché loro potessero vedere quello che succedeva quando noi vedevamo un segnale di onde gravitazionali. Nei casi di esplosione di buchi neri, notte fonda. Perché? Perché il buco nero è nero. C'è poco da fare, non riesce a comunicare radiazione luminosa, ma le stelle di neutroni non sono buchi neri, sono stelle affini alle altre stelle. E allora, che cosa è successo? Che meno di 2 secondi dopo il massimo dell'onda gravitazionale, due satelliti X che giravano intorno alla Terra hanno visto un segnale di radiazione luminosa. E questo è stato il momento in cui, secondo me, è cambiato il paradigma dell'astrofisica moderna, perché dopo quel segnale che ha permesso di localizzare, perché i segnali gravitazionali hanno preso una certa zona del cielo, i segnali dei raggi gamma dei satelliti hanno ristretto ulteriormente i telescopi ottici, hanno puntato in quella zona del cielo e hanno visto prima una luce molto forte che poi è svanita. Come vedete, poco tempo dopo la parte luminosa è andata via. Allora, che cosa è successo? È che contemporaneamente su quella zona del cielo sono state catturate onde gravitazionali, nemmeno 2 secondi dopo i raggi gamma, pochissime ore dopo la luce. Nella banda ottica, quella che noi vediamo anche con gli occhi nudi, ci vogliono telescopi per vederla, che è molto lontana. Poi raggi X, raggi radio. Allora è stato ricostruito il fenomeno che è avvenuto. Due stelle di neutroni si sono unite, hanno formato un buco nero e hanno determinato una serie di fenomeni intorno clamorosi. Ma è la prima volta nella storia dell'astrofisica che onde gravitazionali e radiazione elettromagnetica lavorano insieme e spiegano moltissime cose di questo fenomeno. Abbiamo scoperto, per esempio, analizzando la radiazione che viene da queste zone esterne, che in quella zona lì si è formato dell'oro. Nessuno aveva mai, diciamo, dal punto di vista astrofisico, è molto difficile trovare zone dell'universo dove si formi questo materiale. Perché per formare dell'oro ci vogliono una serie di reazioni nucleari, che nelle stelle normali non avvengono. E queste teoricamente era previsto che potessero avvenire soltanto quando ci sono dei fenomeni esplosivi molto violenti, e come oro posso, penso, platino, uranio, tutti gli elementi piuttosto pesanti. Però non erano mai state viste vicino a supernove, niente. In questo caso, per la prima volta, è stato visto dell'oro formarsi sostanzialmente intorno a questo fenomeno, che è una cosa non trascurabile. Quindi, no, quando vedete l'oro sulla Terra si è formata in quelle condizioni lì, non si è formata da nessun'altra parte dell'universo, quindi vuol dire che fenomeni di esplosione di neutroni con stelle di neutroni ce ne devono essere state abbastanza per creare l'oro che poi alla fine è venuto tramite circolazioni nella galassia complicate ad arrivare sulla Terra e a permettermi di portare un anello. Chiaro, no? È abbastanza suggestivo tutto questo, penso. Qui c'è un piccolo ricostruzione della collasso delle stelle di neutroni che unendosi hanno creato una fantasmagoria di fuochi d'artificio intorno a loro.
permettendo di beccare raggi gamma, X, ottico, di tutto e di più. Quindi è stato un evento che ha aperto veramente l'entusiasmo degli astrofisici e dei fisici nucleari, perché le reazioni nucleari viste lì non si sono state viste da nessun'altra parte. Il futuro delle onde gravitazionali qual è? Beh, ora è partito il 4, da pochi giorni è partita la nuova serie di osservazioni degli interferometri, però naturalmente si guarda al futuro, interferometri di 10 km di lunghezza sottoterra per migliorare le condizioni di rumore o interferometri nello spazio, 5 milioni di chilometri tra i vari satelliti. Ma ora, se mi date ancora qualche minuto, vi racconto il seguito, perché ritornando di 3 slide indietro, onde gravitazionali, raggi gamma. Quindi i raggi gamma è la prima maniera di vedere quello che succede dal punto di vista astrofisico-astronomico nell'intorno di una zona dove avvengono delle catastrofi astronomiche. E questo è il progetto CTA. Il progetto CTA si basa su un fenomeno complicato, ma ora vi faccio vedere un disegnino in cui forse semplificheremo. Ma riassumendo il tutto, l'idea è di costruire 118 telescopi, per questo ho detto la carica è dei 118, perché l'obiettivo è costruire 118 telescopi sulla Terra capaci di prendere, di catturare i raggi gamma. Finora esistono piccoli gruppettini di telescopi, due nelle Canarie, cinque in Namibia e un paio di satelliti, il satellite Fermi, il satellite Integra. Ma questi sono cosine piccoline, se vogliamo, di limitata durata e di limitata capacità anche osservativa. L'ambizione ora è di costruire un osservatorio gigantesco, aperto a tutti gli scienziati del mondo e che operi per 30 anni. Faccio presente che il più grande insieme di telescopi finora costruito è 60. Noi vogliamo farne 118 e quindi capite bene che le sfide tecnologiche di nuovo non sono trascurabili. 31 paesi sono coinvolti, 200 istituti, 1.500 membri, come vedete, distribuiti su tutti i continenti. La cosa bella è che la direzione è a Bologna. Quindi questo gigantesco progetto che prevede la partecipazione globale ha una guida, la sede è a Bologna e ora, diciamo, io sono il direttore attuale, poi sono altri lettori, ma diciamo, è un caso comunque che i paesi hanno scelto un italiano, ma probabilmente questo aiuterà almeno la prima fase di sviluppo, spero, di questo ambiziosissimo progetto. Avremo un centro di calcolo in Germania, a Zeute, e avremo i due siti dove piazzeremo i telescopi, uno nell'emisfero nord, alle Canarie, e uno nell'emisfero sud, in Cile. I due posti sono stati scelti dopo scelte accurate, perché erano quelli che tutto sommato promettevano le migliori condizioni per poter impiantare questi telescopi. Il progetto è nato nel 2005, siamo al 2019 e ora vedrete che cosa abbiamo a disposizione. Il progetto è estremamente complicato, estremamente ambizioso, però qualcosina c'è. Allora, veniamo alla radiazione elettromagnetica. La radiazione elettromagnetica è quella che, beh, prima di tutto copre le bande visibili, ottimo, quello che ci permette di vedere, va bene? Noi di tutta la banda della radiazione elettromagnetica, questo è quello che vediamo a occhio nudo. E questo è quello che vediamo col telescopio di Galileo, quello classico. Quindi sono stati inventati telescopi capaci di andare verso l'infrarosso e verso l'ultravioletto. Un esempio in costruzione gigantesco è l'Extremely Large Telescope, circa 40 metri di diametro, in costruzione sulle montagne del Cile, a pochi chilometri da dove vogliamo metterci noi. Poi ci sono i raggi X che ovviamente molto pericolosi, sappiamo che non possiamo esporci a raggi X, però alla stessa parte li utilizziamo in piccolissime dosi per fare delle indagini mediche. E ci sono un satellite X in costruzione, Atena, molto importante, che viaggerà nei prossimi decenni. Poi si va verso le microonde, è stato costruito l'insieme di telescopi ALMA. Anche questo qui a 5.500 metri in Cile, i famosi 60 telescopi più grandi impianto di telescopi mai costruito, che va a studiare questa banda abbastanza grande, ma non estesissima. Poi ci sono le onde radio,
in costruzione c'è lo Square Kilometer Array, è un impianto di 1 km² con molti telescopi radio, numerosissimi, alcune grandi antenne e molti piccoli telescopi, ma è di nuovo un complesso gigantesco. E poi, come vedete, c'è la banda grandissima dei raggi gamma. Come vedete, questa è la di gran lunga più estesa di tutte. Ed è quella che da terra si vede indirettamente. E ora verrò al perché vi verrò. E noi con il nostro impianto di telescopi Cherenkov Telescope Array vogliamo coprire questa banda. E come vedete è una banda grandissima, quindi le aspirazioni scientifiche sono molto importanti perché apriamo di nuovo una finestra che finora è stata esplorata solo per piccoli pezzettini, mentre l'ottico tutto sommato da decenni ho studiato molto bene, così pure queste altre bande, abbastanza accuratamente, anche se queste strumentazioni aumenteranno la possibilità di vedere più lontano e molto meglio, ma qui sono stati visti soltanto dei pezzetti in questa zona, quella più vicina ai raggi X, ma qua non è mai stato visto niente. Ora va detto anche che man mano che ci allontaniamo in questa direzione, le frequenze più basse e le energie più grandi, ecco, fate conto che con gli acceleratori del CERN si riescono ad arrivare ad energie che sono, diciamo, grosso modo qua, dove col puntatore arrivo. Quindi qui c'è tutta una banda di fenomeni, di energie superiori a quelle che noi possiamo creare con gli acceleratori di particelle. Quindi c'è una potenzialità di conoscenza dei fenomeni di estrema energia dell'universo che noi non potremo mai sperimentare se non tra molti decenni, forse, e con enormi investimenti al CERN. Allora, lo spettro, cioè il cielo visibile nell'ottico è questo, no? Si vede la Via Lattea nei posti belli dove si può vedere tante belle stelline. Ma nei raggi gamma si vedono molte sorgenti che sono spesso invisibili nella luce ottica normale. E si scoprono tantissime sorgenti. Questo è il lavoro fatto nel passato da quei pochi telescopi che vi dicevo prima, che però hanno permesso di vedere che sono tanti fenomeni che non hanno manifestazioni evidenti in altre bande, perché nelle altre bande sono molto deboli, però nei raggi gamma sono estremamente visibili. Per esempio, quelli che si chiamano gli scoppi di raggi gamma ray burst, che è una cosa in cui gli italiani già da qualche decennio lavorano in maniera molto importante, facendo delle scoperte importantissime, però senza poter, dovuto alla limitazione della strumentazione esistente, poter andare dentro e capire che cosa sta succedendo. La strumentazione presente ci fa vedere che ci sono dei fenomeni, però non ci permette di andare dentro e vedere che cosa succede e quindi capire, fare dei modelli fisici, prevedere quello che succede e scoprire le leggi della fisica in quelle condizioni estremamente particolari. Perché la fisica si basa sulla sperimentazione. Leggi fisiche si costruiscono finché tu hai il controllo degli esperimenti e dagli esperimenti tiri fuori la legge. Ma se tu fai degli esperimenti nuovi, può darsi che le leggi precedenti vengano, non dico annullate, ma vanno viste in un quadro più grande, più ampio. E questo è quello, uno dei lavori che ha fatto fondamentali Einstein, no? Ai primi del Novecento. Ha inquadrato quello che esisteva precedentemente in una teoria più ampia che spiegava più fenomeni e prevedeva dei fenomeni come le onde gravitazionali, che fin quando non sono state scoperte, lasciavano una finestra di dubbio sulla teoria di Einstein. Se le previsioni della teoria non vengono tutte verificate, è valida la teoria oppure no? Va modificata, va rivista, va corretta. Il fisico non ha paura di modificare la sua teoria, non sarà mai la teoria finale. È un passo verso la conoscenza. Il fisico deve essere umile, perché se no ha perso la sua funzione fondamentale. Quello che io conosco oggi è molto bello, mi spiega il mio universo, ma quello che io voglio scoprire anche con questa strumentazione, e se l'universo si comporta in maniera diversa, è lì che io voglio arrivare. È lì che voglio modificare le mie leggi, perché voglio arricchire la mia conoscenza. È una sfida. Buona per i giovani, eh? Allora, cosa succede quando un raggio gamma arriva sulla superficie dell'atmosfera? Per fortuna non la attraversa.
perché se l'attraversasse sarebbero dolori. I raggi gamma sono molto energetici, quindi se ci arrivano dei raggi gamma violenti ci fa dei danni biologici molto più importanti di quello che fanno i raggi X, perché l'energia è molto maggiore, per cui per fortuna l'atmosfera ci protegge. Ma l'atmosfera fa un giochino interessantissimo, perché l'atmosfera collabora al nostro sistema di ricezione, fa parte integrante del sistema di ricezione dei raggi gamma. Perché quando il raggio gamma arriva nelle parti superiori dell'atmosfera, lì sbatte contro qualche molecola, qualche atomo, qualche protone libero e quando arriva una collisione c'è uno strapasso di energia. Il raggio gamma perde energia e la trasferisce all'oggetto contro cui collide, il quale acquista energia e determina altre collisioni. E ogni volta che c'è una collisione, questa energia viene distribuita su più oggetti e quindi l'energia dei frammenti che vanno avanti è minore dell'energia iniziale. È chiaro? Quindi man mano che si va avanti, profondamente nell'atmosfera, si perde energia e questa si degrada. Si degrada ma si allarga, perché il raggio gamma arriva puntualmente, è un fascio di luce strettissimo, e poi pian piano si allarga il suo effetto. Diventa come un effetto di una specie di allargamento di un cono, di una doccia. Immaginatevi una doccia che si allarga man mano che scende. Questi fenomeni, sempre meno energetici, si distribuiscono su superfici più grandi ed arrivano fino alla superficie terrestre. Sotto che forma? E ora ci arriviamo. Quindi la degradazione fa sì che c'è una superficie abbastanza ampia che riceve gli effetti della collisione del raggio gamma sulle parti superiori dell'atmosfera. Poi, a seguito della natura, della composizione, dello stato in quel momento dell'atmosfera, qui c'è una cascata di fenomeni. Tra questi fenomeni, uno particolarmente interessante è la luce blu. Perché? Perché la luce blu è uno degli effetti che sono stati compresi dal signor Cherenkov negli anni 30, un fisico russo. Non vi vado a spiegare il dettaglio dell'effetto Cherenkov perché è un pochino complicato, ci vorrebbe una mezz'oretta buona, però tutto sommato questa degradazione dovuta al fatto, un fenomeno un po' particolare, le particelle che vengono accelerate a questi raggi gamma super violenti, immaginate da una martellata violentissima a una particella che si trova nelle parti alte dell'atmosfera, questa viene spinta in basso a velocità vicina alla velocità della luce in un mezzo denso. Ora, nei mezzi densi la luce non viaggia alla velocità della luce, ma viaggia alla velocità della luce modificata secondo le proprietà del mezzo. Le proprietà ottiche del mezzo vengono misurate, per i ragazzi che sono un pochino più avanti negli studi, dall'indice di rifrazione. Quindi la velocità viene ridotta in funzione dell'indice di rifrazione, cioè se vogliamo, della trasparenza rispetto alla luce del mezzo. Quindi la velocità della luce si riduce. Ma le particelle viaggiano a velocità molto vicine alla velocità della luce, quindi si hanno fenomeni in cui le particelle viaggiano più veloce della luce del mezzo. Immaginatevi l'aereo che viaggia a velocità supersonica, un jet supersonica, cosa fa? Ora non se ne sentono più perché, ma anni fa, quando ero ragazzo io, era ancora ammesso ai jet militari di viaggiare abbastanza vicini. E c'era un tuono, un effetto, questa onda d'urto sonora che veniva generata quando l'aereo passava alla fase supersonica, l'aereo che viaggia più alto della velocità del suono del mezzo. E l'aereo poi arriva, boom, onda d'urto dopo. E lo stesso arriva qui. E qui il risultato complesso di tutta questa traversia è che alla fine arriva della luce blu, che viene catturata ai telescopi, quindi luce blu, i telescopi con gli specchi normali le possono catturare. Però c'è un problema, questa luce blu è debolissima, un fotone. La luce si misura con un'intensità che, diciamo, la particella più piccola associata alla luce trasporta la minima energia luminosa è il fotone, quindi qui arriva un fotone singolo e questa è una cosa che l'astronomia ha affrontato già da molti anni.
e i sensori astronomici riescono a vedere anche il singolo fotogramma, la luce nella sua forma più debole. Infatti, i telescopi vengono molto lontano ormai nell'universo, eh? Si va a redshift, a miliardi di anni luce lontani da noi con i telescopi ottici, si va veramente molto profondo. L'altro aspetto complicato però è che questa radiazione è estremamente rapida, dura dell'ordine di 10 alla meno 9 secondi, nanosecondi, cioè estremamente rapida, proprio. Quindi immaginate un seno luminoso debolissimo nel blu che dura niente. Allora, problema tecnologico. Come possiamo beccare un segnale debolissimo che dura pochissimo? Allora, vi ho detto che segnali debolissimi per l'astronomia sono ottime tecnologie, ma dove andiamo? Ma gli astronomi che fanno? Stanno lì tutta la notte puntati nel cielo. Cioè, cosa fanno? Integrano nel tempo per beccare questo fotoncino. Cioè, ci stanno lì molto pazientemente. L'astronomo è un lavoro molto paziente. Ma c'è un altro campo della fisica dove la pazienza invece è dannosa, bisogna beccare segnali più rapidamente possibili, è la fisica delle particelle elementari. Quando arrivano le collisioni nel centro, nell'acceleratore LHC, sugli esperimenti LHC, lì bisogna essere rapidissimi a catturare quello che in tempi estremamente rapidi avviene. Perché? Perché le collisioni sono tra protoni che viaggiano quasi alla velocità della luce. E quello che viene creato è instabile su tempi scala drammaticamente rapidi. Quindi bisogna, boom, fotografare al volo quello che succede. Quindi questo è il mestiere dei fisici particellari. Allora, risultato, unione, matrimonio perfetto tra astrofisica da una parte e fisica delle particelle dall'altra. In altre parole, una maniera in cui io faccio pubblicità a questo tipo di attività molto promettente per la scienza del futuro, è che questo CTA è l'esempio perfetto di unione tra la fisica astronomica e la fisica particellare. Questo è il futuro della fisica astroparticellare. E qui vedete le combinazioni già di tecnologie alla base che corrispondono poi agli obiettivi scientifici. Perché gli obiettivi scientifici sono sicuramente quelli astronomici. I buchi neri che catturano massa, le onde gravitazionali, quindi i collassi, di nuovo, dove c'è generazione di luce molto energetica, ci sono raggi gamma e questi telescopi devono andare a catturare raggi gamma. Ma ci sono tantissimi di obiettivi, perché gli obiettivi, ora qui non si vede molto bene, ma sono i centri delle galassie, i fenomeni transienti, quelli rapidissimi, i collassi, ma anche quello che avviene su tempi molto lunghi sul piano galattico, perché sono delle sorgenti di raggi gamma che durano molto tempo, non soltanto gli esplosivi, ma quelli in cui ci sono emissioni di raggi gamma che durano tempi molto lunghi. Il centro della nostra galassia, questo è un altro punto fondamentale. Tra qualche giorno ci saranno messi pubblici dei risultati straordinari su un'analisi fatta del centro della nostra galassia, in cui sostanzialmente si vedranno le prime fotografie dei buchi neri. Il 10 sarà annunciato questo risultato, molto interessante. Le zone che si formano le stelle, i gruppi di galassie e poi uno dei fenomeni più attraenti e più importanti sono lo studio dei raggi cosmici. I raggi cosmici sono particelle molto energetiche, protoni o anche atomi complicati, che vengono creati e lanciati durante i fenomeni evolutivi sia disastrosi che anche l'evoluzione delle stelle. E per cui noi abbiamo tanti tipi di fenomeni da studiare, ma ci sono anche fenomeni legati alle frontiere della fisica, perché i raggi cosmici nessuno ancora sa da dove vengono e perché vengono e viaggiano così nell'universo. Una delle domande più importanti della fisica moderna è la natura della materia oscura. Voi avete sentito, credo, varie volte che la materia visibile, quella che possiamo vedere con le onde elettromagnetiche, è dell'ordine del 5% dell'universo. Ma c'è almeno un 25% di materia oscura di cui non sappiamo l'energia. Poi c'è l'energia oscura che forse occupa il 70% dell'universo, ma lasciamola per ora da parte quella. Ma la materia oscura è qualche cosa che si misura la sua esistenza perché se ne vedono gli effetti, ma non abbiamo nessuna idea di che cosa cavolo sia. Ci sono tante ipotesi, ma vanno verificate. Allora,
gli acceleratori tipo il CERN cercano di costruire fenomeni per creare queste particelle di materia scura. Ma l'astronomia vuole andare a beccare e con lo studio dei raggi gamma forse possiamo risolvere questo mistero della scienza moderna, perché queste particelle di massa oscura, molto pesanti probabilmente, molto più grosse dei protoni, decadono, non sono stabili sicuramente, e una delle forme di decadimento è tramite emissione di raggi gamma. Se noi andiamo a beccare quei raggi gamma lì, forse potremo riuscire a capire cosa sono queste particelle. Quindi c'è un interesse sia del mondo astrofisico che del mondo particellare, non soltanto tecnologie, ma anche obiettivi scientifici. Ora, qui questa è una maniera divertente di farvi capire perché i raggi cosmici, le particelle simili possono essere molto interessanti. Vengono accelerati da fenomeni astrofisici opportuni, poi cambiano la struttura della Via Lattea, perché siccome hanno molta energia possono riscaldare il gas, quindi allargare la Via Lattea, sicuramente hanno un effetto sulle reazioni chimiche. Ora, sono stati visti degli amminoacidi in giro per la galassia, Una cosa interessante, non soltanto molecole come la formaldeide o cose analoghe, ma amminoacidi sono oggetti effettivamente un po' inquietanti, a spasso, ma qualcuno dice che potrebbero i raggi cosmici, siccome arrivano sulla Terra, potrebbero aver anche influenzato l'evoluzione del DNA, perché no? Nessuno lo sa, ma sono ipotesi abbastanza affascinanti, direi, no? Com'è che andiamo a beccare sti raggi gamma? Ora torniamo un pochino sulla Terra a vedere cos'è che dobbiamo costruire. Allora, l'idea è di avere tre famiglie di telescopi, 23 metri di diametro e 50 metri circa altezza, 12 metri di diametro e 4 metri di diametro. Perché tre famiglie? Ora ve lo spiego rapidamente, facendovi vedere una figura. Intanto, di tutto questo, di questi 118 telescopi, cosa abbiamo? Uno. Il 10 ottobre dello scorso anno ne abbiamo uno. Qui c'è una cerimonia di stile giapponese con i guanti, le forbici dorate, tutti che tagliamo l'inaugurazione di questo, come vedete sulla scala degli uomini, che razza di oggetto è. Questo è un oggetto di 120 tonnellate, 200 specchi a tasselli di 2 metri di diametro l'uno, sta girando in tempo reale, non è accelerato, per spostarsi. Ora, gli specchi sono coperti perché sennò con il sole si brucia completamente il sistema di rivelazione. Questo deve girare in 20 secondi. Ora qui ci metto un po' di più perché siamo a metà della potenza. Perché? Perché questi telescopi giganti, che metteremo al centro delle nostre configurazioni, devono andare a beccare i raggi gamma meno energetici, quelli legati ai fenomeni più rapidi. Allora devono essere pronti a girarsi e andare a vedere la zona del cielo dove qualcuno ci indica: attenzione, sta succedendo qualcosa di molto interessante. Questi ce ne saranno, per esempio, questo è uno schema, diciamo, di uno dei due siti, quello al sud, quello sulle Ande. Vedete, qui è tutto l'insieme delle bande dei raggi gamma che noi vogliamo scoprire. Però nessuno di questi telescopi, non esiste un telescopio capace di vedere tutte queste luci. Allora, la nostra idea è di creare su una superficie molto grande, circa 3 km di diametro, una distribuzione di telescopi che ci permetta di andare a catturare i segnali. Nella zona centrale ci mettiamo quelli più grossi, perché hanno dedicati a prendere le energie minori, più deboli, quelle che hanno un effetto di doccia meno importante, quindi l'effetto del cono sarà quello più stretto possibile, e raccogliere questi segnali, quindi energie più piccole, 4 a nord e 4 a sud. Poi andiamo con quelli medi, e quelli medi andiamo a beccare energie intermedie e ne mettiamo 25 a sud e 15 a nord, e ciascuno è specializzato naturalmente per certi tipi di fenomeni, ma ora non vi vado a descrivere i particolari. E poi quelli piccolini li metteremo su tutta l'area a disposizione, e di questi ne metteremo 70. E perché quelli piccolini vanno a prendere energie più grandi? Perché le energie più grandi si distribuiscono su superfici più grandi, e quindi dobbiamo distribuirli su aree più grandi per avere probabilità di catturare questi infinitesimi segnali debolissimi che dovremo ricostruire con
tecniche molto sofisticate di analisi informatica. C'è un lavoro informatico eccezionale perché dobbiamo ricostruire le condizioni dell'atmosfera attraversata da tutta questa cascata. Qui dobbiamo ricostruire tutto quello che succede avendo informazioni dettagliate dello stato atmosfera, umidità, nubi, chiarezza del cielo, eccetera, eccetera. Quindi c'è un lavoro di modellizzazione informatica di nuovo molto complesso. Al solito, quando si fanno degli sviluppi di informatica, uno non sa mai dove arriva, ma poi quell'informatica lì magari serve per gestire il traffico in una capitale, insomma, ecco. Per cui è un problema interessante. Qui vedete il prototipo dei telescopi medi, vedete rispetto alle dimensioni umane. Questo è a Berlino. Qui vedete una tipica camera 2 metri per 2 metri di sensori sensibilissimi per raccogliere il segnale che il telescopio manda nel fuoco, no? Avete visto come era fatto, per esempio, il telescopio precedente? Qui vengono raccolti quei raggi luminosi blu e poi il segnale viene spedito dagli specchi in questa zona dove c'è la camera che cattura il segnale e ci manda al ricevitore elettronico. Vedete, le camere sono terribilmente complicate nella loro elettronica, oggetti molto complessi, pesano tonnellate e quindi sono oggetti di complessità tecnologica straordinaria. Questo è il prototipo dei telescopi piccoli italiani che si trova vicinissimo all'osservatorio Etna. Questo è a 1800 metri, l'Etna è proprio qui vicino. Ottimo posizionamento per vedere quanto gli specchi resistono, per esempio, alle ceneri vulcaniche, perché i luoghi dove andiamo noi a installare i telescopi non sono luoghi molto puliti o tranquilli. Quindi questo qui è un ottimo esempio di buona localizzazione per testare i prototipi. Gli specchi saranno alla fine 7000, costruiti con tecniche molto sofisticate, in particolare i migliori sono costruiti da un'impresa italiana a Como, tra le varie parti. Qui ci sono, come vedete, i telescopi sono distribuiti su due siti, nord e sud, in numeri molto importanti. Il peso in tonnellate, 20 piccoli, 85 medi, 120 grandi, e questi devono girare tra 20 secondi e un minuto e mezzo per posizionarsi. Quindi i numeri sono straordinari. Dove andranno a essere messi? Ecco, qui c'è la valle sulle montagne del Cile a 2500 metri che è stata assegnata a noi. Qui ci sono i telescopi dell'ESO a 2700 metri. Qui ci sarà il grandissimo telescopio di 40 metri. Quindi noi siamo in un triangolo straordinario per la futura astronomia. Qua c'è un vulcano di quasi 7000 metri. La zona è sismica, vulcanica. Più ne metta, è molto critica, però il cielo è strepitoso. Questa è la situazione attuale: deserto, arido, il posto più arido che ci sia sulla Terra, più del Sahara. Questa è una foto presa 10 giorni fa, in cui io e il project manager stiamo indicando la nostra valle, questa valle Armageddon, una valle infernale dove noi dovremo mettere i telescopi qui tra. Il sole bruciava, come vedete, anche se la temperatura non era caldissima, ma come vedete qui il suolo è estremamente accidentato e c'è tutto da costruire. Bisogna portarci la luce, bisogna portarci i collegamenti per i dati, bisogna portarci tutte le infrastrutture necessarie per la costruzione, ma è il bello del gioco è proprio quello, essere lontano da tutti e completamente pronti a costruire un qualche cosa di strepitoso che deve durare decenni. Questa è un disegnino di quello che sarà alle Canarie il sistema di circa 20 telescopi. Questi sono due vecchi telescopi Magic precedenti e qui ci saranno tutti i nostri. Qui vedete c'è un po' di verde e qui c'è un disegnino della futura valle che noi occuperemo. A maggio faremo una grande conferenza scientifica. Ci sarà anche una conferenza pubblica il 6 maggio con la presenza di due premi Nobel che verranno a illustrare il futuro della fisica astroparticellare nei prossimi decenni. Quindi se capita qualcuno a Bologna potrebbe, la conferenza è pubblica e gratuita, è interessante. E con questo chiuderei la mia conversazione, anche molto lunga. Vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione, grazie. Ragazzi, complimenti per il livello di attenzione che avete avuto.
e di gentilezza nei miei confronti, anche a un certo punto eravate un po' da... Grazie infinite, e auguri.